diciamo che presso il porto di Licata convergono più interessi criminali, prova ne è la presenza di più forze di polizia, quindi sia Geraci da un lato che Ortega dall'altro costituiscono il terminale di una serie di vicende che hanno portato a danni dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista ambientale e dal punto di vista erariale, che è nostro dovere cercare di riuscire cui cercare di porre rimedio attraverso lo strumento repressivo del conservativo, più che altro del sequestro, e attraverso, ripeto, l'attivazione di tutte le procedure amministrativo-contabili per fare in modo che o Geraci o qualche un altro restituisca quanto indebitamente non pagato.